Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore game-c.exe, un errore che crasha Warzone 2.0. Ogni tanto che crasha, esce questo errore, ok? Quindi in questo caso non dobbiamo fare una riparazione, non dobbiamo cancellare nulla, dobbiamo solamente eliminare un paio di cache che ostacolano così questo gioco e che fa uscire questo errore. Ovviamente in passato ho realizzato due tutorial su come risolvere vari errori su Warzone 2.0, quello di cancellare file DLL e cartelle che sono obsolete nella cartella del gioco, e poi ho fatto una riparazione. In un altro tutorial invece ho fatto aggiornare vari driver grazie a Microsoft Visual C++ e DirectX Runtim. E ho aggiornato così anche la scheda video Nvidia, e per quelli che hanno AMD devono aggiornarla sul sito AMD Radeon Software. Quindi due tutorial su come risolvere gli errori su DirectX Warzone 2.0 e un altro errore che proprio Warzone non si avvia proprio per la sua compatibilità, che su PC proprio non va. Cioè non va proprio, appena lo avvii il gioco o non si carica o escono tantissimi errori oppure c'è qualcosa che lo ostacola. Quindi questa cosa che lo ostacola sono i cache. Quindi quello che ti consiglio di fare è aprire esegui, tasto Windows più R, e poi metti questo percorso file oppure lo avvii qua sotto. E in descrizione vi ho lasciato questo percorso da aggiungere su esegui. Quindi se vai su Program Data, andiamo nella cartella di Blizzard, se hai Warzone 2.0 su Blizzard, andiamo su Blizzard, battle.net, cache, ed eccoli qua. E io cancello tutte queste cartelle. Una volta fatto, andiamo sempre su tasto Windows più R per aprire così esegui e andiamo a scrivere app data. E andiamo a trovare la cartella di Nvidia. App data, local. Scendiamo fino a giù, fino a trovare la cartella Nvidia. DirectX cache. Ed eccolo qua. Ed eccoli qua, guardate quante cache su Call of Duty. Ovviamente quando lo apri per la prima volta e cominci a giocare si creano tutte queste immondizie. Io adesso sai che faccio? Control A e cancello tutte queste cose. Alcune le possiamo anche ignorare. Cancelliamo nel cestino pure. Ora torniamo un attimo indietro, andiamo nella cartella AMD se per caso hai scheda video AMD, setup, cache, ed eccole qua, altre cache. Facciamo controllare se me le fa cancellare, me le ha fatte cancellare, le cancello direttamente anche qua sopra, nel cestino, se c'è qualcos'altro da cancellare, pure una cartella cache di questo, eccole qua. Altre cache. Cancellate direttamente i cache, quindi non cancellate le cartelle, quindi fate così e cancelliamo pure questo, cancelliamo e anche quest'altra cartella. Sempre nel percorso file app data, per esempio il vostro profilo utente, app data local, e qua sotto ci sono tutte le immondizie, i file temporanei che vanno cancellati per far aprire così Warzone 2.0. C'è anche la cartella DirectX 3D Cache, pure questa. Guardate qua, guardate quante cose da cancellare. Cancelliamo questa, pure quest'altra.
Se non siamo soddisfatti per queste cartelle, possiamo direttamente andare su questo PC, disco locale, mostra altre opzioni, proprietà, ed eccolo qua. Facciamo su dettagli, per vedere se ci sono altri file temporanei in giro sul nostro PC. Eccoli qua. Ce ne sono ancora parecchi. Ok, sono 200 MB. 200 MB sono anche 1,95 giga più la pulizia di Windows Update. Io rimuovo questi file. Se non c'è qua, dobbiamo direttamente fare pulizia disco. Sì, il mio disco principale, ed eccolo qua. File temporanei internet, cache shader DirectX, file ottimizzazione di recapito, cestino, file temporanei, segnalazione errori e file ok. Elimina file. Ok, ha fatto anche la pulizia dei file temporanei sul mio disco, non mi resta che chiudere. E quindi il video finisce qui. Se il video ti è stato utilissimo, ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like. In questo caso, se hai problemi, commenta oppure guarda le guide che ho fatto su Warzone 2.0 di aggiornare i driver e di risolvere vari errori nella sua cartella. Te li lascio in descrizione oppure nei commenti queste due guide. Quindi prova a risolvere in questo modo, se no gli sviluppatori dovranno per forza aiutarci loro. Sinceramente dobbiamo chiedere supporto a loro. Non possiamo farci niente. Se abbiamo tutto aggiornato, abbiamo seguito, diciamo, uno schema di rimuovere un paio di cache, non abbiamo neanche nessun errore sul PC. E allora a questo punto è proprio Warzone 2.0, cioè proprio Warzone che non si avvia. Anche se hai una buona scheda video, un buon processore, un buon PC e non hai niente di strano sul tuo sistema operativo e il gioco non si avvia, allora sono problemi loro, non sono nostri. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!